pronta la squadra di Babbo Natale a fare questo mese e mezzo di lavoro? La squadra di Babbo Natale è pronta e siamo già attivi. Atmosfera natalizia con largo anticipo in Piazza Grande ad Arezzo. È una manifestazione quella dei mercatini tirolesi in cui appunto la città crede molto, ed ecco il perché di questo anticipo, insomma, rispetto ovviamente all'avvento del Natale. Una iniziativa che vede anche tante manifestazioni collaterali per appunto vivere al meglio il Natale ad Arezzo. Quest'anno abbiamo chiesto di prolungarli fino a Befana. Questo perché tradizionalmente il mercatino di Natale è per fare acquisti per la festa, ma in realtà è un modo per ritrovarsi, per conoscersi, per fare un po' di baldoria. E quindi anche tra Natale e Capodanno, o tra Capodanno e Befana, era giusto che ci fossero, e vedremo se daranno il risultato che noi tutti speriamo, cioè la parte alta della città sempre piena. In Palazzo di Fraternita ci sarà la casa di Babbo Natale, mentre ci saranno iniziative anche in fortezza d'ingresso gratuito. Tra le collaterali più attese, la mostra fotografica di Maria Mulas, ritratti di donne che abbelliscono non solo il loggiato vasariano, ma anche alcuni quartieri di Saione. Piazza Grande così non si è mai vista, e quello che ci fa piacere è la contaminazione di iniziative come questa a tutto il resto della città. Basti pensare alla straordinaria mostra fotografica di Maria Mulas, che è arrivata fino ai palazzi di Saione. Arezzo vive. Arezzo vive e vince.